dovevamo recuperare questa parte sulla radiazione ad onda lunga. Beh, questa è ancora una parte che rimane, se vogliamo, dalla parte sulle onde corte, cioè quando la luce arriva sulla superficie della Terra, ovviamente fa quello che deve fare, per esempio viene usata per la fotosintesi e per altre reazioni chimiche. La Terra, esattamente come il Sole, è un corpo grigio e come un corpo grigio emette della radiazione. E le leggi secondo le quali emette la radiazione sono le stesse che abbiamo visto l'altra volta, cioè la legge di Planck, 2pi greco c al quadrato h costante di Planck, lambda alla meno 5, che dove lambda è la luce seconda, diviso e elevato alla h costante di Planck c velocità della luce, diviso lambda kt, dove kt, k è la costante di Boltzmann e t è la temperatura in gradi Kelvin, meno 1. E questo dà lo spettro della radiazione di un corpo avente temperatura T. La radiazione integrata su tutto lo spettro invece è data dalla legge di Stefan Boltzmann, che già conoscete, uguale epsilon l'emissività, sigma la costante di Stefan Boltzmann e T alla quarta, cioè alla quarta potenza della temperatura. In questo caso, se il corpo è un corpo grigio, l'emissività viene usata appunto per fare il rapporto tra l'emissività su ogni lunghezza d'onda del corpo emettitore rispetto a quella del corpo emettitore, come se fosse un corpo nero, cioè che emette su tutte le frequenze secondo la legge di Planck. L'altra volta avevamo dimostrato che l'assorbimento più la trasmittanza più, non mi ricordo più come l'avevamo chiamata, la riflettività faceva uguale a 1. Se un buon radiatore, nel senso di radiatore che irradia quantità, è anche un buon assorbente, per cui quel coefficiente che abbiamo chiamato alfa è uguale ad epsilon, l'emissività che vedete. Anche questa è un'immagine che avevamo già vista, che distingue l'andamento della radiazione con la lunghezza d'onda rispetto a quella di un corpo nero. In realtà, più che un corpo grigio, la nostra Terra è un emettitore selettivo, cioè ci sono delle valli, dei buchi, delle parti di assorbimento estremamente ben delineate all'interno dello spettro, dovute per esempio alla presenza di nubi, come le vedete oggi fuori dalla finestra, e da aerosol. La temperatura della Terra è in media di 288 gradi Kelvin, in media, naturalmente la variazione è molto grande dal polo nord al polo sud in ogni momento, eccetera 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 eccetera, e in quanto tale quindi emette anch'essa radiazione. Il Sole, vi ricordo, avevamo calcolato, abbiamo presentato lo spettro assumendo che sia una temperatura attorno ai 6.000 gradi Kelvin, 5.800 gradi centigradi. Quindi quello che possiamo considerare è il fatto che la Terra emette sì con una temperatura evidentemente molto più bassa del Sole, 288 Kelvin abbiamo detto, nei confronti di circa 6.000,
E naturalmente il Sole è un emettitore anche molto più potente. Questa immagine che voi vedete è riscalata di 10 alla meno 6, cioè quindi è un milione di volte meno intensa di quella che dovrebbe essere la radiazione del Sole. Confrontata con quella della Terra, che quindi non solo è molto meno intensa, ma soprattutto è su uno spettro diverso. In particolare, in questa parte cade nell'infrarosso. L'infrarosso vicino e poi via via nell'infrarosso più lontano. L'atmosfera è trasparente alla radiazione nelle lunghezze d'onda tra 0,4 e 0,7 micrometri che viene dal Sole. Invece non è affatto trasparente alle radiazioni che emette la superficie della Terra. Quindi quello che succede è che la radiazione attraversa, ad onde corte attraversa l'atmosfera, colpisce la superficie della Terra e viene riemessa con una lunghezza d'onda diversa in questo caso. L'atmosfera però a questo punto risulta opaca a questa radiazione che viene riemessa. Che cosa significa in pratica? Significa che viene assorbita dall'atmosfera. Quindi questo sostanzia il fatto che vi ho già ripetuto altre volte, secondo il quale l'atmosfera si riscalda dal basso, un po' come la pentola della pasta. È a questo punto che si riscalda, è a questo punto che entrano in gioco i gas serra, che sono, come vedete nella figura che è a fianco, gli elementi che consentono questo assorbimento, in particolare l'acqua, l'anidride carbonica o la diossido di carbonio, se volete, e altri elementi, poi sopra il metano e così via. Quindi, se noi andiamo a vedere qual è la temperatura dell'atmosfera, con quello che vediamo, ma anche questa è un'immagine che voi vedete, che nella troposfera, almeno fino alla troposfera, la temperatura discende perché appunto in basso è più calda, proprio per questo motivo che vi ho spiegato prima, poi discende. Poi nella troposfera, eccetera, eccetera, ci sono anche altri andamenti, ma potete immaginare che da 15 km a 110 km sopra la nostra testa il concetto di atmosfera sia molto labile, nel senso che l'atmosfera è presente in tracce piccolissime. E se non ci fosse l'atmosfera che assorbe la radiazione all'infrarosso, la temperatura media sulla superficie della Terra sarebbe meno 17 gradi, invece la temperatura è circa media, attorno a circa 15 gradi centigradi. Il bilancio di energia, se noi lo andassimo a scrivere, cosa che non abbiamo fatto, ma molti di voi lo fanno in altre discipline, dice, che state frequentando in contemporanea a queste, se andassimo a considerare il bilancio completo di energia, dovremmo considerare l'insieme completo degli scambi, quindi l'energia che arriva come sotto forma di energia radiante, poi viene messa in parte sotto forma di energia radiante, in parte con convezione prevalentemente, cioè l'aria riscaldata si mette in moto, sale, discende, ridistribuisce il calore, in parte anche per conduzione, cioè per il trasporto di energia termica che avviene per contatto fra le molecole. Ma comunque il principale motore il principale motore del trasporto è il trasporto convettivo e poi una parte
parte anche lì che è rappresentata in questa figura, una parte di trasporto che è legato alle transizioni di fase, cioè al fatto che l'acqua viene trasformata in vapore, poi portata sulle nuvole e di nuovo ritrasformata in goccioline di acqua, di ghiaccio, e questa massa che si sposta ha una sua energia interna che viene solitamente chiamato calore latente, per una tradizione che ormai dura da secoli. Allora, cosa succede? Succede che noi la Terra si riscalda, riscalda l'atmosfera. Adesso concentriamo la nostra attenzione nell'intorno di un punto. Nell'intorno di un punto, che cosa vediamo? Vediamo una parte di cielo, una parte di terreno che ci circonda, e noi riceveremo della radiazione infrarossa dal terreno che ci circonda, dal cielo, e in parte emetteremo radiazione infrarossa in funzione della temperatura che abbiamo. Cioè nel campo, diciamo, dell'onda lunga, perché possiamo poi distinguere e parlare di onda lunga e di onda corta? Per quel grafico che abbiamo visto prima, in cui la radiazione solare e la radiazione emessa dalla Terra sono su bande di lunghezza d'onda completamente differenti. In questo caso, dunque, dobbiamo tenere conto del bilancio di radiazione in un punto, e anche la radiazione, poi, cioè anche l'atmosfera poi si scalda, non è a meno 17 gradi, ma abbiamo detto in media più 15 gradi, e per effetto di questa temperatura manda indietro verso terra della radiazione anche l'atmosfera. Questo ci consente di scrivere il bilancio di energia ad onda lunga. Per esempio, questa è la onda lunga downwelling, che viene giù verso il basso, con la freccia verso il basso, che cosa sarà uguale? Sarà uguale all'emissività per la costante di Stefan Boltzmann per la temperatura. Quale temperatura? In realtà sarebbe la temperatura di ogni singolo elemento dell'atmosfera. Noi poi generalmente invece lo consideriamo, consideriamo una temperatura presa ad una quota opportuna, per esempio a 2 metri dalla superficie della Terra, e l'integrale in realtà di quello che succede su tutta l'atmosfera lo andremo a porre nell'emissività, che assumerà quindi un'espressione magari complicata per essere calcolata, per tener conto di questo effetto complessivo. Il bilancio della radiazione ad onda lunga dunque contiene questi termini. La radiazione ad onda lunga che proviene dal cielo, che di solito è parametrizzata, come si dice, dalla temperatura misurata a 2 metri in questo caso, e attribuendo un'emissività epsilon con A che tiene conto di tutta l'atmosfera. C'è un ulteriore fattore moltiplicativo in quell'espressione, che è il buco lente, che è l'angolo di vista, perché l'atmosfera noi la vediamo sotto un certo angolo di vista. Cioè, da quello che non vediamo dal cielo, lo vediamo dal terreno circostante. Se attribuiamo una temperatura media, diciamo, al terreno circostante, anche questo irradia, con una emissività che qui è chiamata epsilon del surround, la parte intorno, per la temperatura media di tutto quello che sta intorno. 1 meno B con S naturalmente è 1 meno l'angolo di vista. E infine abbiamo invece col segno meno la parte che emettiamo, cioè il punto che stiamo analizzando potrebbe essere ciascuno di noi, diciamo, ha una temperatura, quindi anche noi perdiamo calore attraverso questo elemento, e prendiamo calore molto velocemente naturalmente, o acquistiamo calore molto velocemente
attraverso la radiazione ed è relativo alla temperatura dell'aria in esame. Tutto questo processo, come potete immaginare, è molto complesso sia per la, come si stratifica l'atmosfera, ma anche, basta che guardiate fuori, oggi vedete che tutto il paesaggio è comunque molto compartimentato. Tuttavia, per calcolare queste cose, di solito in idrologia, ma in quasi tutte le questioni applicate, si usano quelle che si chiamano parametrizzazioni dell'onda lunga. Il processo reale è molto complesso, come vedete sopra, è funzione di tantissime variabili, per esempio la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, la concentrazione di metano, la concentrazione di acqua, la temperatura con la quota. Invece noi usiamo una formula semplificata dove eventualmente mettiamo questa incertezza nella determinazione globale dell'emissività. Per esempio, come? Beh, ci sono varie formulazioni che sono state costruite nel corso del tempo. Questa è la prima, come vedete, sono delle formulazioni più o meno polinomiali, dove questi epsilon di Broussard, Izzo e compagnia hanno le espressioni analitiche anch'essi e poi dipendono dalla copertura nuvolosa secondo un fattore polinomiale, quei coefficienti. Quei coefficienti fanno parte di tarature attraverso campagne di misura, quindi queste sono delle regressioni statistiche, se volete, rispetto a un andamento medio previsto. La radiazione netta è la somma della radiazione ad onda lunga e della radiazione ad onda corta, che più o meno potrebbe scriverci così, disaggregando tutti i termini. E qui diciamo che abbiamo chiuso la parte di